ai piedi del maschio, nei sotterranei della strada coperta, le fondamenta dei muri ci rivelano segreti antichissimi. In questo piccolo luogo si trovano raccolti fatti che singolarmente documentano le differenti vicende costruttive che appartengono alla nostra città. Murature a scarpa, muri di sostegno, ponti, salite e scoscese che superano i dislivelli del terreno del sito a cui la nostra città appartiene. Fatti tecnici quindi, non architetture in senso stretto, che però riferiscono compiutamente di un destino e delle ragioni che appartengono alla nostra città e ai suoi legami con il territorio. Qui, su questo muro di rilevante spessore, si completava l'edificazione di metà 300 della strada coperta. Una muratura a scarpa che delimitava l'edificazione della strada coperta, che in questo punto del suo percorso si accostava alla corrispondente muratura a scarpa su cui venne edificato il maschio. Separava queste due edificazioni il ponte levatoio in legno che nel corso dei lavori di trasformazione di questa porzione dell'edificio è stata sostituita da quelle arcate in muratura, da quelle volte che oggi consentono il percorso senza soluzioni di continuità che dalla strada coperta attraversa il maschio per raggiungere il suo cortile principale. E si vede in tutta la sua profondità il fossato che separava l'edificazione del maschio dalla città, in un tratto limitato, corrispondente alla sezione della strada, ma che evidentemente proseguiva per interessare nel suo percorso tutta l'edificazione del castello. E al di sotto delle murature così rivelate si pone in evidenza la relazione che esse intrattengono con il vecchio muro longobardo, il muro di sostegno del terrazzamento su cui è costruito il castello, che è stato edificato all'origine di questo insediamento militare posto al centro della città, e i percorsi di ronda edificati a ridosso di questo muro di sostegno del terrazzamento su cui è costruito il castello, che separavano questa porzione dell'edificazione dal fossato del maschio. Un colossale, impressionante ponte coperto scavalca l'intero abitato. Luchino intraprende la costruzione di un'opera militare originale e poderosa che collega la Rocca Vecchia di Bel Reguardo al primo castello, cioè al maschio che vediamo oggi. È una vera strada di grandi dimensioni, sopraelevata e coperta. Nell'impresa lo affiancano due architetti esperti, Giacomo da Cozzo e Giovanni da Ferrara. Perché quest'impresa colossale? Luchino vuole garantire sicurezza e continuità di comunicazione ai due punti essenziali del sistema difensivo: il castello residenziale, al centro del borgo, e la Rocca Vecchia di difesa di Bel Reguardo, a ridosso della cinta esterna del borgo fortificato, che ha funzioni prettamente militari. Un percorso privato, riservato solo al signore e ai suoi soldati. Collega il maschio con la rocca e garantisce ai castellani una via d'uscita indipendente. Ecco le mura imponenti che fanno da fondamenta alla fortificazione. Risalgono all'età comunale.
siamo nel punto in cui la strada coperta si aggancia al maschio, costruito sul punto più alto del contrafforte naturale dell'altura. Si imbocca da qui il viadotto che consente di entrare e uscire dal castello. Una costruzione straordinaria, unica nel suo genere, tuttora in perfette condizioni. 17 potenti arcate di 5 o 6 metri l'una reggono questa appendice ardita e imponente del sistema difensivo. È lungo 163 metri e largo 7 questo ponte che corre in mezzo alla città, superando un dislivello di 15 metri. Corre seminascosto, qua e là, si affaccia fra le case. Ecco la strada coperta all'altezza dell'antica porta del borgo, nel punto in cui sorpassa la via che dà ingresso al centro. Una robusta copertura retta da travi di legno. Il grandioso manufatto medievale, percorribile a cavallo, dà la misura del potere dei Visconti, gli splendidi signori, padroni della Lombardia. Molti secoli fa, la notte è buia, nera. Si può immaginare che ancora oggi, in questo luogo tenebroso, avvengano a volte apparizioni di suoni e ombre. Fantasmi del passato, squilli di tromba, vociare di soldatacci ebri, baluginare di fiaccoli di sentinelle allerta. In certe notti si sente un eco di zoccoli e una torcia illumina un cavaliere misterioso. Percorre il lungo ponte coperto che congiunge la rocca con la campagna. Chi sarà? Un militare? Un messaggero? Oppure l'anima inquieta di un duca che esce segretamente dal castello per andare dove? Chissà. Chissà, ma sono solo leggende.